La lettura di alcuni pensieri del filosofo francese Blaise Pascal, vissuto nella prima metà del Seicento, può aiutarci a entrare nel nuovo spirito che pervade questo secolo e che lo differenzia dall'età umanistico-rinascimentale. In particolare, Pascal può essere utile nel capire cosa è cambiato nella percezione dell'uomo e dell'universo rispetto all'epoca precedente. Pascal scrive i suoi pensieri quando Galileo aveva dimostrato la validità scientifica della teoria eliocentrica elaborata da Copernico. Lo scienziato italiano così aveva di fatto spodestato la Terra e il mondo conosciuto dall'uomo e l'uomo stesso da una centralità assoluta ritenuta indiscutibile. E se la Terra non è più il centro dell'universo, ma solo un pianeta in un sistema molto complesso e ancora inesplorato, la conseguenza è che i confini dell'universo stesso si aprono a dismisura. Non esistono più limiti noti. L'uomo non può più dominare con la mente, con le proprie risorse, il mondo, perché questo di fatto risulta conoscibile e percepibile solo in minima parte. L'uomo avverte di essere abbandonato in un universo infinito che non riesce più a controllare e a padroneggiare mentalmente. Ed è su questo che si appunta la riflessione del filosofo Pascal, dando voce al senso di spaesamento, di perdita di centro, che è propria del Seicento. Posto tra i due abissi dell'infinito e del nulla, l'uomo non vede gli estremi e non può dunque sapere dove si trova, non può darsi punti di riferimento. Provate a immaginarvi in mezzo al mare, circondati solo dall'acqua, con al limite estremo della vostra vista, da ogni lato, esclusivamente l'orizzonte. Non vi sarà possibile sapere dove vi trovate, perché non avrete punti di riferimento. È questa la condizione attribuita a Pascal all'essere umano. Una creatura minima, quasi insignificante, rispetto all'immensità della natura e all'infinito dell'universo. Dalla riflessione di Pascal emerge dunque un dato caratterizzante, comune a tutta la cultura del Seicento: la perdita della visione antropocentrica tipica dell'età umanistico-rinascimentale.